L'intento ambizioso è scritto già in copertina: fare luce sul ruolo di Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale e lo sterminio degli ebrei. Si è sempre detto che Pio XII guardava dall'altra parte, che non ha fatto niente per gli ebrei, che lui non si è occupato, diciamo, di aiuto agli ebrei. Il contrario è vero. La prova sta in 800.000 carte d'archivio inedite della sezione affari esteri della Segreteria di Stato Vaticana. Qui arrivarono 2.800 domande di aiuto da parte di ebrei in pericolo di vita. Fu così che Pio XII, racconta l'autore, ha impostato un ufficio appositamente per questo aiuto dentro il suo entourage dell'affari esteri per soccorrere i perseguitati. Un'opera questa raccontata in 400 pagine fitte di nomi, date, luoghi, raccapriccianti orrori come le ebree slovacche deportate come schiave sessuali dei soldati tedeschi, faticose trattative, miracolosi salvataggi, accanto a interventi dall'esito spesso purtroppo negativo, malgrado gli sforzi profusi, a dispetto di chi accusa di indifferenza Pacelli, tutto documentato e verificabile ora da chiunque. È dal 2 marzo scorso infatti che tutti gli archivi vaticani del pontificato sono consultabili per dissipare una volta per tutte la leggenda del Papa di Hitler. Noi parliamo di milioni di carte, e questi milioni di carte oggi sono a disposizione.